sì, stiamo. Delle politiche agricole ha promosso un grande progetto per la realizzazione di orti urbani. Avviato e già diffuso in grandi città del nostro paese, è un'esperienza molto importante perché recupera delle aree abbandonate, perché crea occupazione per gli anziani e i giovani nel tempo libero, perché realizza attraverso un'azione popolare quella filiera zero importante sia nell'economia della famiglia sia nella crescita del verde. Un'esperienza quindi da replicare in tutto il paese. Di uno scenario particolare, un paesaggio mediterraneo. Parliamo di terrazzamenti che sono stati utilizzati soprattutto per l'agricoltura sino almeno agli anni 80 e a partire dagli anni 90 si sta cercando di rigenerare questa porzione di paesaggio grazie al contributo di associazioni, Italia Nostra appunto, ma anche grazie all'aiuto di privati e al contributo di una cooperativa, la cooperativa Soleco. L'amministrazione comunale di Ossuni è vicina a tutte queste attività di riqualificazione degli orti periurbani della città perché ci crede fortemente nella loro multifunzionalità. Questi sono importanti sia dal punto di vista archeologico, dal punto di vista agricolo, dal punto di vista turistico e dal punto di vista della produttività. Il progetto l'abbiamo denominato i Giardini della Grata perché mette insieme altri cittadini volenterosi che da anni si erano occupati degli orti di Ossuni. In questi orti facciamo agricoltura biologica, orticoltura in particolare, cercando di selezionare ecotipi pugliesi o comunque vecchie varietà. E in particolare vi volevo far vedere un po' queste biete, sono delle biete colorate, una bieta rossa, una bieta arancio. Volevo far porre l'attenzione sulla lucentezza, lo spessore di queste foglie e anche la sanità della pianta, che non ha avuto nessun tipo di trattamento. È una pianta che è cresciuta così in armonia con la natura. Densamente abitate di Roma, e questo è un classico esempio di quello che noi chiamiamo l'orto parco, che significa avere uno spazio verde recintato all'esterno ma del tutto aperto e comunicante all'interno tra i vari lotti degli assegnatari, perché lo scopo principale non è solo quello di garantire un'alimentazione con prodotti del luogo a chilometro zero, ma anche quello di favorire la socializzazione e l'incontro tra gli ortolani o tra gente che ci viene, la quale viene a correre, viene a passeggiare, viene anche a leggere il giornale. Ci sono tavoli, ci sono panchine, ci sono luoghi anche per il tempo libero. Per stabilire un contraltare al grande sviluppo edilizio urbanistico delle grandi metropoli e consentire uno spazio verde che diventa un po' come il complemento, come una pertinenza urbanistica necessaria per il corpo, ma soprattutto per lo spirito e la mente di ognuno di noi. Questo è un terreno molto vicino alle case, quindi facilmente raggiungibile anche a piedi da molti di noi, noi siamo tutti affidatari, se vogliamo assegnatari, la proprietà di questo terreno appartiene al Comune di Roma. In questo terreno si possono coltivare piante da orto o piante da fiore. Un orto che ognuno di noi coltiva individualmente, è un quadrato di 16 metri quadrati, è una cultura su base volontaria biologica, quindi non possiamo adoperare prodotti fitosanitari di sintesi, non possiamo adoperare concimi di sintesi. A fianco di questo terreno c'è un frutteto, questo coltivato su base collettiva, dove vengono selezionate tutte delle varietà della provincia di Roma a rischio di erosione genetica.
Invece sul fondovalle, un pochetto più in basso, ci sta invece un orto che è condotto su base collettiva, è un orto sinergico e quello è un orto dove, diciamo, si dà peculiarità a creare sostanza organica, dove gli apporti di sostanze esterne, concimazioni e quant'altro sono veramente nulle. Gino, il nostro Borgo della Valnerina, il nostro territorio è attraversato dal fiume Nera, è anche la fonte dove si attinge per irrigare gli orti che vengono coltivati quindi dai nostri concittadini, perché da noi è sempre molto forte sentita la tradizione agricola, perché è molto importante, oltre, diciamo, per il messaggio appunto che viene dato del mangiar bene, perché fanno da cornice al nostro meraviglioso borgo, quindi servono anche ad abbellire. Paese monumento, un castello medievale che ha all'interno numerosi orti, tanto da avere dedicata anche una via, Via degli Orti. E scendendo per la cinta muraria, la cinta medievale, si arriva nell'orto di Properzio, che rappresenta un'evoluzione e un recupero del fare orto. Oggi questo orto non solo produce buoni frutti, ma è anche un gran salotto culturale che riesce a rideterminare anche le sorti di un piccolo paese di montagna. Presa questa terra ci è voluto molto tempo per renderla colta, diciamo, perché era stata abbandonata da parecchio tempo. Da questo lavoro escono anche prodotti che hanno un valore in sé, e questi prodotti vengono utilizzati, in piccola parte da me e in altra parte li porto a Roma, dove li distribuisco un po' ai miei parenti e poi in parrocchia a qualcuno che ci ha bisogno, diciamo. Per fare l'orto è indispensabile avere a disposizione un certo quantitativo d'acqua. Mi sono fatto una piccola raccolta dove raccolgo dell'acqua per far fronte ad eventuali emergenze idriche. E qui, quando comprai questo terreno, c'era un melo vecchissimo. Poiché stava in decadenza, ho pensato di salvare la specie facendo degli innesti. Hanno attecchito, ora sono in fiore e fanno delle mele buonissime. Io, aggiunto a questo, al lavoro tout court, poiché la bellezza va condivisa, abbiamo istituito una festa dove vengono mangiate le fave col pecorino, altre cose. È un momento conviviale molto allargato, vengono persone di tutte le estrazioni sociali, a tutti i livelli culturali, ognuno porta il suo contributo di racconto. Cenero di Spoleto, comune situato al centro della Valnerina, caratterizzato da una territorialità non eccessivamente estesa per quanto riguarda l'agricoltura, tanto che nell'antichità gli abitanti del posto traevano risorse dalla coltivazione di orti cosiddetti metropolitani. Tuttora insistono sul territorio metropolitano alcuni orti che i cittadini ancora coltivano. Grazie a Terra Nostra noi stiamo oggi cercando di valorizzare questo aspetto, e per quanto riguarda la nostra iniziativa stiamo cercando di valorizzare un vecchio sentiero che conduce dal borgo fino a Cerreto, dove impianteremo delle erbe medicali autoctone che gli antichi cerretani utilizzavano come basi medicali. Al progetto di Italia Nostra e ANCI sugli orti urbani. È stato il primo comune ad aver allargato tale progetto a tutto il territorio comunale, appunto, a tutela della produzione agricola locale, che è da sempre di altissima qualità. Le aziende agricole, piuttosto che le scuole, sono state inserite in questo contesto,
così da valorizzare e in qualche modo da certificare quella qualità che ci vede protagonisti ormai da secoli. Conoscere una pianta che si chiama la catapussia e che è un prodotto, è una pianta che tiene lontano le talpe dal terreno. Con noi, essendo qui in mezzo al vostro orto, ci sembra una cosa un po' più bella che da altre parti, perché si trova nella zona pulita, limpida, aria pura, insomma. Dell'Istituto Serafico e sono qui con Savino, che è con noi da più di 4 anni. Quello che avete visto è un piccolo riferimento di un orto più grande che è in allestimento di più di 1500 metri quadri, dove il Serafico ha intenzione di strutturare un lavoro ad hoc per i soggetti pluridisabili. E il Serafico ha scelto di occuparsi di questo progetto dell'ortoterapia perché crede fondamentalmente nel percorso terapeutico della natura. Il ragazzo può capire attraverso la manipolazione della terra, delle piante e dei frutti e quanto sia importante anche il lavoro dell'uomo sulla natura per produrre quello che si mangia. Siamo a Sant'Arcangelo di Romagna, questa cittadina romagnola che custodisce all'interno del suo centro storico un complesso conventuale che si estende per circa un ettaro. Queste mura, che spesso hanno costituito questi ordini, spesso di clausura, oggi custodiscono dei tesori botanici e agrari veramente straordinari. All'interno di questa struttura architettonica lo spazio all'aperto era coltivato intanto con un fine comune e non è una cosa di poco conto, e proprio su questi spazi noi potremmo sperimentare anche una rieducazione al bene comune, cosa che spesso e volentieri questo tipo di società non contempla negli spazi pubblici normali. La tradizione degli orti conventuali, che nasce proprio dall'orto dei semplici, quindi piante che hanno curato i corpi delle persone, oggi viene riattualizzato attraverso alcune piante ortiche che assorbono metalli pesanti e quindi finiscono per bonificare i siti inquinati delle città industriali. Ecco allora che il progetto di orti aperti all'interno di spazi chiusi oggi si può definire come un qualcosa di estremamente moderno, contemporaneo, che contempla in qualche modo un riuso e un recupero di questi spazi nel rispetto della loro tradizione. Siamo nell'orto frutteto della casa di riposo Gianetti, una delle ultime realizzazioni del progetto Orti Urbani di Italia Nostra. Questa è un'oasi di biodiversità urbana, sia umana che biologica. Abbiamo degli orti gestiti da singoli, abbiamo degli orti progettati da architetti anche abbastanza rinomati, abbiamo esperienze di gestione familiare, gestione di gruppi di acquisto solidale, di centri sociali e di associazioni del quartiere.
però la nota qualificante è l'incrocio tra la presenza su un lato della scuola, di una scuola primaria, e sull'altro lato della casa di riposo. E questo sarà un impegno per fare in modo che queste due età si incrocino assieme, vivano assieme esperienze nell'orto. Poi esiste la biodiversità reale ambientale, ed è quella dovuta al fatto che abbiamo rimesso in vita alberi, fiori, soprattutto ortaggi, ma abbiamo anche cercato di non distruggere, di lasciare una serie di piante antiche. Pensiamo di inserire anche dei semi antichi, grazie anche all'appoggio e al progetto che ha in atto Italia Nostra. Qui si fanno anche, diciamo, delle sperimentazioni. Si provano vari tipi di ortaggi, semi, magari semi anche antichi, semi di provenienza anche esotica o anche di altre nazioni. Oltre a coltivare gli ortaggi, così si tiene anche una scuola di umanità, nel senso che si fanno anche corsi sia teorici che anche pratici, di vangatura, di zappatura, di semina, per avere, diciamo, degli ortaggi coltivati in modo biologico, naturale, e in modo, diciamo, da avere un risparmio sia per la famiglia eppure e anche per, diciamo, per aumentare la resilienza alimentare, perché diciamo adesso in questo momento anche di crisi eccetera, avere, non so, delle patate, dei pomodori, delle insalate, così è un buon risparmio per la famiglia, ecco. Per fare una bella pasta asciutta proprio, oppure una frittata con l'uovo di campagna, insomma, queste sono cose che vengono bene. Accanto all'abitazione o appena fuori dell'abitazione, coltivare la terra significa dare veramente completezza alla persona umana. Coltivare la terra, secondo me, c'è un grande senso, perché uno riesce a tirare fuori da una cosa inerte delle cose vive. È una bella esperienza e speriamo di poterla continuare anche negli anni prossimi. Il progetto si sta sviluppando in tutta Italia e connota un'identità italiana nelle diversità dei luoghi, dei paesaggi, delle coltivazioni. Italia Nostra ha legato in un filo comune situazioni diverse per geomorfologia dei territori, per costumi, tradizioni e coltivazioni, ma anche nei suoi prodotti, per la qualità della vita, la qualità dell'alimentazione e per la qualità delle nostre città, che hanno sempre più bisogno di spazi verdi.